Buongiorno, sono Edoardo, uno dei curatori di COSMOS, il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pavia. Oggi siamo nella quarta sala del museo, che è dedicata ai reperti più antichi delle nostre collezioni. Tra gli oggetti che vedete attorno a me spicca questo enorme coccodrillo del Nilo, che è arrivato a Pavia nel 1787. Spallanzani, durante il suo viaggio a Costantinopoli, chiese all'ambasciatore francese presso la corte ottomana di poter ottenere un grande coccodrillo dall'Egitto. Qualche tempo dopo, il console francese al Cairo spedì questo coccodrillo via nave da Alessandria fino a Trieste e da lì arrivò a Pavia. Ed ecco il famoso coccodrillo arrivato dall'Egitto. Lungo 4 metri mostra sul dorso grandi placche ossee chiamate osteodermi. Queste placche servivano a proteggere il corpo dell'animale quando era in vita. Grazie a questa corazza l'esemplare si è conservato fino a oggi e può fare bella mostra di sé nel nostro museo.